È in discussione in Consiglio Comunale il regolamento sugli asili nido, un regolamento vecchio di oltre 20 anni che deve essere aggiornato. Sì, certamente sì, questo diciamo ha avuto una vicenda piuttosto travagliata, questo del nuovo regolamento per gli asili nido, perché era stato già prodotto e presentato in Consiglio diversi mesi or sono. Oggi finalmente, dopo i passaggi in Commissione, le rimissioni, la ristesura, e diciamo, credo che abbiamo fatto un buon lavoro sia come amministrazione attiva che come gli emendamenti fatti dalle commissioni. Credo che sia un regolamento nuovo, moderno, un regolamento che possa essere uno strumento giusto per meglio, diciamo, semplificare quello che è un servizio che sempre non mi stancherò mai di ricordare, non è un servizio di politica sociale, è un servizio a domanda individuale che noi cerchiamo di fare. Che significa domanda individuale? Che ci vuole necessariamente la compartecipazione dell'utente. Quali sono le principali novità di questo nuovo regolamento? Ma diciamo che le novità sono tante, perché stiamo prevedendo praticamente intanto la stesura di un progetto educativo che veda coinvolte ancora di più le famiglie, a differenza di quello che si dice. Ci sono, diciamo, delle integrazioni che vanno fatte anche sul fatto, anche delle sciocchezze, non so, per esempio i menu per i alimentari dei bambini che non sono cattolici, quindi a volte per esempio si utilizzavano, l'abbiamo conformato. Sono tanti gli aspetti positivi del regolamento e devo dire che in questo senso, anche se piccole cose, sono cose che praticamente daranno la possibilità di poter fruire dell'intervento. Soprattutto la cosa che mi sta particolarmente cara è che abbiamo regolamentato quello che era praticamente l'inclusione a costo zero per determinati nuclei familiari. Chiaramente gli asili nido non sono i cosiddetti befetrofi o le opere pie, quindi si richiede la partecipazione dell'utente, però in alcuni casi dove dimostrato e preso in carico dai servizi sociali, le rette verranno abbattute notevolmente, anzi portate a zero. Finalmente si approva il regolamento sugli asili nido dopo 30 anni. Speriamo che si giunga all'approvazione. La cosa assurda è che l'amministrazione, rispetto a un regolamento vecchio del 1981, addirittura ne stia portando avanti contemporaneamente due. È l'ennesima dimostrazione di come questa amministrazione non abbia le minime cognizioni su come si gestisce un servizio essenziale, e parliamo del futuro della nostra città, i bambini da 0 a 3 anni. Quali sono le pecche di questo regolamento? Beh, le pecche sono che innanzitutto prevede una chiusura non soltanto per il mese di agosto ma per più mesi, e poi perché non prevede un giusto coinvolgimento delle famiglie. Quando un asilo nido accoglie un bambino, non accoglie solo un bambino ma accoglie un'intera famiglia.